Ciao a tutti! Come per il Gran Premio di Russia, ho pubblicato una storia subito dopo la gara nella quale vi chiedevo di esporre il vostro pensiero, di commentare un po' insieme quello che è successo e ho preso i commenti per me principali per commentarli insieme a voi. Partiamo subito con questo commento che descrive la cosa più assurda che è capitata in questo Gran Premio. Strategia Aston con Seb, cioè non ha avuto proprio senso, anche perché Vettel in quel momento era in zona punti, se non sbaglio era nono o decimo. Si sono presi veramente un rischio enorme e secondo me senza senso, perché in quel momento, nel momento in cui Vettel è rientrato in box, aveva appena ricominciato a piovere. Sebastian è stato molto bravo a riportare la macchina ai box senza danni e senza girarsi poi così troppo, però comunque ha perso circa 2 minuti. E secondo me Mercedes e Ferrari con Hamilton e Leclerc non hanno rischiato sul finale proprio perché hanno visto che Vettel qualche giro prima faticava a stare in pista, quindi proprio strategia senza senso dell'Aston Martin. Super Carlos e Mazepin ha fatto perdere 2 secondi a Charles per il doppiaggio. Allora, di Carlos se ne parla sempre troppo poco. Successivamente ci sarà un commento relativo alla sua gara e ne parlerò meglio tra qualche minuto. Per quanto riguarda Mazepin, c'è cioè, io l'ho detto l'altra volta, a me non piace criticare i piloti perché comunque sono tutti ragazzi bravi che rischiano la vita, che hanno tanto coraggio, tanto talento, però io non capisco come la FIA possa tenere Mazepin in Formula 1, cioè posso capire che sei lento, ma non che sei pericoloso, perché più che con Charles che gli ha fatto perdere sì un paio di secondi, con Hamilton è stato boh, assurdo. Io veramente non ho parole. Cioè, sei un doppiato, spostati. Con i primi quattro non si è spostato nemmeno di 1 millimetro. Cioè, l'hanno dovuto sorpassare realmente, come se lui fosse in gara con loro. È una cosa che per me non ha senso. Cioè, si meritava bandiera nera. E la cosa brutta è che a Gasly, prima curva, primo giro, gli hanno dato 5 secondi per un contatto che poteva anche starci. Mazepin che ha tappato di quelli che abbiamo visto noi in diretta, quattro piloti clamorosamente, di cui su Hamilton in maniera anche pericolosa, perché lì mi sembra fosse curva 8-9 che si entra veloce e lui si è messo davanti a tappo. Lì la direzione gara non ha preso provvedimenti, cioè è un po' vergognoso secondo me questo atteggiamento. La rimonta di Joe negli ultimi 3 giri, peccato la strategia che lo ha penalizzato. Allora, per chi non lo sapesse, Giovinazzi ha ricevuto molti team radio da parte del suo team intorno a metà gara, tre quarti di gara, che lo incitavano a far passare Kimi dietro, che secondo loro era più veloce. Fatto sta che Antonio, dopo aver ricevuto questi team radio, ha iniziato a spingere come il pazzo e ha sorpassato due piloti e aveva ripreso Ocon. Bottas inizia l'ultimo giro, il 58esimo giro del Gran Premio di Turchia. Giovinazzi è al 57esimo giro perché era stato doppiato, però lui non so bene se i giri li compaiono sul tabellone, non so bene se i giri li compaiono sul volante, comunque lui era certo di essere nel suo penultimo giro ed era attaccatissimo a Ocon, era circa mezzo secondo da Ocon. Ocon non aveva fatto pit, quindi girava circa 2-3 secondi più lento di lui. Giovi, consapevole del fatto che quello sarebbe stato il suo penultimo giro, ha continuato a risparmiare Hers per poi sorpassare Ocon all'ultimo giro e arrivare decimo. C'è stato solo un piccolissimo problema: il suo muretto box non lo ha avvisato del fatto che quello era il suo ultimo giro. Io resto sempre più scioccata e sempre più sconvolta del trattamento che Alfa sta riservando ad Antonio, anzi che Sauber sta riservando ad Antonio, perché questa scuderia non merita nemmeno di portare il marchio Alfa in giro per il mondo. Durante i pit, Kimi si è fermato prima di Antonio, nonostante Antonio fosse davanti a Kimi, quando la regola di ogni team del mondo sulla faccia della terra, in qualunque categoria del mondo, è chi sta davanti si ferma prima. Quindi, dopo il Gran Premio di Russia, nel quale Antonio ha gareggiato per l'intera gara, dal primo all'ultimo giro, senza poter usufruire della radio perché a quanto pare non funzionava, anche per il Gran Premio di Turchia, Antonio ha gareggiato senza radio perché tanto c'è o non c'è, non fa differenza in quanto non lo aggiornano sulla sua gara, cioè. È assurdo, è veramente assurdo. Io sono scioccata. Io spero a sto punto che Sauber tolga Antonio perché lui non merita la Sauber.
Strategia sbagliata a McLaren, avrebbero dovuto montare qualche giro dopo l'intermedia a Ricciardo. Allora, sono d'accordo, però comunque secondo me quello che è successo domenica con le strategie, i pit, fermati prima, fermati dopo, metti le slick, metti le intermedie, è un po' giustificato per tutti i team, tranne per l'Aston Martin che ha messo le medie a Vettel quando pioveva. Nel momento in cui lui ha messo le intermedie, aveva iniziato leggermente a piovere meno. I suoi primi 10 giri sono stati molto lenti e è successo un po' quello che è successo a Hamilton e Leclerc sul finale. Quindi i primi giri sono stati un po' un rodaggio, sono stati un po' un togliamo le scalanature degli intermedi, creiamo una nuova mescola tra intermedi e slick in modo che possa funzionare bene. Infatti Ricciardo a un certo punto era il pilota più veloce in gara, però dopo 10-12 giri che aveva fatto il suo pit. Che gara ha fatto Carlos? Ragazzi, ha fatto una gara assurda. Purtroppo sto ragazzo è sempre sottovalutato, ciò che fa lui passa sempre in secondo piano. Ho letto dei commenti che dicevano: ah, adesso ci saltiamo perché la Ferrari fa ottava partendo ultima, ma quello è il minimo. Non è il minimo. Carlos ha fatto dei grandissimi sorpassi nella prima parte di gara su bagnato, il che dimostra che la Ferrari è molto competitiva su bagnato e che Carlos è molto competitivo su bagnato. Suo cambio gomme è durato, se non sbaglio, 8.2-8.4 secondi. Considerate che un cambio gomme normale dura all'incirca 2.5 secondi, quindi lui ha perso circa 6 secondi. E con 6 secondi in meno sarebbe stato davanti a Ocon, quasi sicuramente anche davanti a Norris, e col passo gara che aveva alla fine secondo me si sarebbe giocato la posizione con Charles e con Hamilton. Dicono che lui non sia capace di fare sorpassi o che comunque non ci metta grinta, però è terzo nella classifica mondiale per numero di sorpassi, cioè al primo posto c'è Vettel, secondo Perez se non sbaglio, terzo c'è lui, quindi dai, non possiamo dirgli tutto, ma non che non sa fare sorpassi, fa sempre sorpassi puliti, calcolati e anche molto belli. Per qualche giro ho sperato che Charles vinceva, peccato per la strategia. Anch'io ho pensato che potesse vincerla quando ha deciso di restare fuori. Secondo me lì hanno un po' sbagliato, perché o metti subito l'intermedia, quando richiami Sainz richiami anche lui, potevano fare anche un pit in contemporanea perché tra di loro c'erano credo 20 secondi, quindi avrebbero avuto il margine per fare un pit in contemporanea. Stando fuori, secondo me, Charles ha perso un bel po' di secondi, perché dietro, una volta che hanno appunto rodato la gomma intermedia, sono andati molto forti. Sul finale, invece di un'intermedia nuova, io avrei azzardato con una soft, anche perché in alcune parti del circuito c'era già la striscia asciutta. Però magari mettendo la soft, poi Charles si sarebbe girato, sarebbe andato lungo, avrebbe fatto 0 punti, quindi alla fine ha avuto ragione la Ferrari. Magari se qualcuno dietro si fosse fermato per montare le soft, avrebbero visto che funzionavano o che non funzionavano e avrebbero preso la loro scelta più tranquillamente. Ma così non è stato, quindi nell'incertezza meglio proteggersi che rischiare. Comunque, secondo me questa è stata una delle gare più belle del mondiale che stiamo vivendo, che è bellissimo. La mia classifica personale è Monza, Istanbul e Sochi. Sono d'accordo con i tifosi internazionali che hanno votato Sainz come pilota del giorno, perché fare da ultimo, penultimo, a ottavo in queste condizioni con l'errore al pit non è facile. Personalmente pensavo che lui e Ricciardo avrebbero rimontato assieme, ma Sainz l'ha passato e se n'è andato. Io ringrazio tutti quelli che hanno visto il video, vi ricordo di seguirmi sui miei social che sono in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!